C'è chi dice che ad Arezzo l'omofobia non sia un problema. Arezzo invece dimostra quanto ancora debba lavorare sull'educazione civica e il rispetto delle differenze. Si conclude poi dicendo: l'ignoranza purtroppo è una grande malattia. Non tarda ad arrivare la condanna dell'arcigay di Arezzo sulla scritta omofoba comparsa sopra un manifesto che pubblicizzava un evento. Non sarebbe tra l'altro la prima volta che accade. Noi, al fine di promuovere la nostra attività, abbiamo messo una vela pubblicitaria presso l'Ipercop, all'inizio dell'Ipercop di Arezzo, e circa 10 giorni fa apparivano, diciamo, delle scritte un po' poco carine verso la popolazione gay e quindi niente, la prima volta abbiamo rimosso, diciamo, ritenendo che comunque ci fosse qualcuno che era geloso, diciamo, dell'attività, e poi dopo si sono ripresentate una volta addirittura con la scritta rossa e poi dopo con la scritta bianca, quindi poi dopo niente, abbiamo rimosso, però ce l'hanno riscritto, quindi abbiamo dovuto scriverlo su Facebook questo, perché insomma, niente. Ecco, come mai questo accanimento secondo voi verso il vostro locale? Ma allora, noi abbiamo molti amici nel mondo dei gay che frequentano il locale, ma io non penso assolutamente che sia rivolto a loro, ma quanto a una strategia di concorrenza, ecco. Penso per quello, anche perché comunque siamo in un tempo che non ci si accorge neanche chi, insomma, chi c'è intorno, insomma, non... Noi siamo tutti uguali. Ecco. Quindi secondo voi non è un caso di omofobia, visto che oggi si parla spesso di questo? Penso proprio di no.